Collegio Docenti Modalità Ventennio. Il Collegio Modalità Ventennio, detto anche Balcone su Piazza Venezia, non ha nulla di realmente collegiale. Esso è guidato con pugno di ferro da un dirigente che considera la discussione pubblica un optional, un impiccio, un'insostenibile lentezza. Il DS autoritario si muove tra Bismarck e Napoleone, ma spesso ottiene risultati di Crispi nella battaglia di Adua o del mascellone Benito nella campagna di Grecia. La componente docente di tale collegio si divide tra i fedeli del capo a prescindere, i fedeli per opportunità, quelli per paura, quelli per menefreghismo e una minoranza di ribelli degni della saga di Star Wars, che non ottengono quasi mai nulla se non le critiche di quei colleghi che non vogliono che si perda tempo a parlare di democrazia, tanto non c'è più nulla da fare e poi devo andare a fare la spesa e a prendere pure mio figlio a catechismo. Nel collegio Ventennio, il dirigente scolastico, oscuro come Darth Vader, con minacce velate e pugni di ferro, fa votare gli insegnanti sulle cose di poco conto, mentre presenta come atti di fatto ineludibili e incontrovertibili le scelte fondamentali per la vita e l'identità dell'istituto. Il collegio Ventennio è il trionfo del potere esecutivo su quello legislativo alla faccia di secoli di tradizione democratica e liberale. Mercoledì 9 maggio il prof Annullone è a Milano e tra poche ore, per la precisione alle 19, presenterà il libro presso la libreria Open in via Montenero 6. Venite a trovarci, così parleremo di scuola, di bullismo, di inclusione, di democrazia, di collegio docenti, di alternanza scuola-lavoro e tante tante altre cose. A tra poco!